Ciao a tutti! Visto che sto analizzando i vari triangoli, oggi vorrei raccontarvi di quelli verdi, di cui raramente si parla, i criminali. Già nel maggio del 40 giunsero ad Auschwitz 30 detenuti tedeschi provenienti dal campo di Sachsenhausen. Si trattava di criminali, soggetti che avevano scontato in carcere la pena prevista per i loro delitti, ma invece di essere rimessi in libertà erano stati sottoposti a custodia protettiva, vale a dire internati nei lager. Poteva infatti capitare che la polizia criminale considerasse troppo blanda la sentenza che il tribunale aveva inflitto loro, dunque li condannava a un tempo ulteriore di reclusione, ma non in carcere, bensì in un campo di concentramento. Succedeva persino che accettassero l'idea di entrare nel lager in cambio di una riduzione di pena o anche della libertà vigilata. I triangoli verdi avevano delle sottocategorie: i BV, criminali abituali condannati per un crimine, e gli SV, i detenuti che erano ancora in attesa di giudizio o che avrebbero dovuto iniziare a scontare la loro pena soltanto a guerra finita. Essendo prigionieri di origine tedesca, molti di essi vennero scelti come capo e sorveglianti delle squadre di lavoro. Il loro incarico era quello di mantenere l'ordine e far funzionare il lager. La loro posizione era privilegiata rispetto agli altri. Potevano circolare con una certa libertà nel campo, avere un ruolo di comando, ottenere agevolazioni varie e soprattutto buone provviste di cibo, che permettevano loro un'alimentazione adeguata. Sì, ma a che prezzo? Il loro incarico era tutt'altro che sicuro. I nazisti si riservavano infatti di punirli o sostituirli se non si mostravano sufficientemente duri nei confronti degli altri detenuti. La situazione si complicò ulteriormente e si inasprì quando i lager si riempirono di soggetti che non erano ariani, ma stranieri, ebrei, rom, russi, polacchi, ungheresi, italiani. Oramai restavano nei campi solo pochissimi prigionieri tedeschi. E i nazisti proprio per questo affidarono responsabilità ancora maggiori ai triangoli verdi, che appartenevano pur sempre alla razza superiore, ma nel contempo richiesero loro una crescente durezza verso i detenuti. I criminali nei lager, anche se non erano promossi al ruolo di capo, erano persone pericolose, brutali, violente, da cui stare quanto più possibile alla larga. E tra loro erano presenti anche violentatori, i sadici, i pedofili. Tutti i triangoli verdi erano definiti signori del lager, perché oltre a essere temuti in quanto riconosciuti come feroci, malvagi, assassini, erano tedeschi, quindi sapevano fin troppo bene la lingua e comunicavano perfettamente con l'SS. Facevano perciò carriera facilmente, specie se erano particolarmente feroci con gli internati. Molto spesso operavano al di fuori del recinto del campo, a capo di intere squadre di lavoro, motivo per cui non si assegnava mai il posto di capoblocco a qualcuno con un marchio di sospettato di fuga. Tra essi vi erano anche i criminali per droga, quelli che oggi noi chiameremmo spacciatori, pusher, ma erano pur sempre cittadini tedeschi ariani e quindi le guardie naziste riservavano loro un trattamento molto più umano e accondiscendente, specialmente se fungevano anche da polizia segreta, informando le guardie di tutto ciò che accadeva tra i prigionieri del lager. Degli spioni, in pratica. Solo in pochi non vennero utilizzati come capo, ma come addetti all'amministrazione. Le SS per certe mansioni non potevano sfruttare i triangoli verdi, perché i rapitori, i rapinatori, gli assassini non erano in grado di gestire la complicata burocrazia dei lager, né parlavano più lingue, requisito indispensabile per manovrare schede, carteggi dei deportati. Tra i triangoli verdi, inoltre, non c'erano persone qualificate,
Tra essi non erano presenti ingegneri, elettricisti, radiotecnici, meccanici, chirurghi e così via. Perciò le SS, per gli incarichi diciamo più professionali, preferivano servirsi dei triangoli rossi, cioè vale a dire dei prigionieri politici. I triangoli verdi invece insigniti nel ruolo di capo, come già spiegato nell'altro video, potevano distruggere vite, salvarle se volevano, avevano un potere incondizionato e erano sottoposti solo alle SS. Riuscivano facilmente a raddoppiare le loro dosi di cibo, prelevavano dai treni in arrivo ogni prelibatezza e si notavano subito rispetto agli altri internati, perché a differenza di quei poveri prigionieri emaciati che mal si reggevano sulle proprie gambe vacillanti, loro si presentavano ben nutriti e vestiti decentemente senza nemmeno stracci. Avevano però l'arduo compito di provvedere alla massima disciplina del campo e non dovevano mai deludere le SS. Una volta capitò che dopo l'appello serale venissero convocati tutti i capò. Ognuno di essi fu punito in pubblico sul cavalletto con 5 bastonate, solo perché le squadre, tornando al campo dopo una durissima giornata di lavoro, non avevano marciato col passo militare. Erano dunque responsabili di ogni singolo detenuto. Nessuna infrazione era permessa. Trovavano sempre qualcosa che non andasse bene, allora erano continui calci e randellate ai prigionieri, in particolare al rientro, perché all'ingresso bisognava essere sempre perfettamente allineati in fila per 5, perché in questo modo era più facile poi venire contati. Guai a non restare in fila! Se poi per esempio un prigioniero della loro squadra si rifiutava di andare al lavoro forzato, lui doveva intervenire e picchiarlo. Urlando doveva infierire con il gummi, un tubo di gomma con dentro i fili elettrici. I colpi inferti intontivano, ma guai se per le SS di passaggio quelle botte non erano abbastanza violente. Era questione di un attimo. E puntualmente qualche soldato tedesco si sentiva urlare: «Capo, vieni qua! Non sei capace di picchiare meglio?» E a quel punto due erano le cose: colpire con tutta la forza possibile il malcapitato o salvarsi la vita evitando di prendersi qualche calcio in faccia con la punta dello stivale dall'SS. I detenuti non avevano alcuna possibilità di lamentarsi o di protestare contro un capo, perché lui aveva la facoltà di infliggere punizioni a suo piacimento e perfino uccidere. E quando ammazzava qualcuno non era tenuto a dare spiegazioni. Nessuno gli chiedeva il motivo del decesso del prigioniero. Doveva solo limitarsi a fornire il numero di matricola della vittima in modo che non fosse più chiamata all'appello. Questi triangoli verdi, gli ergastolani soprattutto, erano debitori alle SS della loro situazione di privilegio e dimostravano la loro riconoscenza collaborando incondizionatamente al sistema di oppressione, obbedendo a qualsiasi richiesta. Potevano perdere la loro fascia al braccio identificativa però da un momento all'altro. Bastava una piccola infrazione, una minima mancanza nei confronti della direzione del lager, per essere ricacciati in fondo alla gerarchia del campo e perdere anche la protezione dell'SS, e di conseguenza si veniva praticamente consegnati alla vendetta dei tanti prigionieri che avevano vessato. Spesso bastava solo minacciare il capo baracca di togliergli la fascia al braccio per asservirlo completamente ai voleri dell'SS. Per concludere, anche nei lager femminili, tipo quello di Ravensbrück, erano presenti i triangoli verdi, donne criminali che venivano promosse al ruolo di blokova, ossia di capo, in quanto assassine oppure finite nel lager per aver commesso i reati più atroci. Per loro diventava naturale bastonare a morte una prigioniera che non obbedisse ciecamente agli ordini. Al di sopra delle capo c'erano solo le SS donne. Concludo qua il mio video restando perplessa, senza parole. Non dimentichiamo mai cos'è stato e dove
L'uomo riesce a spingersi. Con una morsa al cuore vi saluto. Al prossimo video. Ciao a tutti.